Come abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione, questa mattina torniamo a parlare della giornata mondiale della gioventù. Ormai il countdown segna una sola cifra perché a partire dal prossimo 1° agosto i giovani di tutto il mondo saranno riuniti a Lisbona, nella capitale del Portogallo, per stare insieme a Papa Francesco per questa festa così importante e così attesa. Ma la giornata mondiale della gioventù è anche un momento, l'occasione propizia per riflettere su temi di strettissima attualità. E di questo vogliamo parlare stamattina con il dottor Luigi Marchitelli, vicepresidente della Fondazione Giovanni Paolo II della Gioventù. Buongiorno, dottor Marchitelli, e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, l'impegno dei giovani per l'ecologia integrale, stili di vita per una nuova umanità. È questo il titolo di questo quarto convegno internazionale sulla cura del creato che si terrà nei prossimi giorni proprio a Lisbona, nell'immediatezza della giornata mondiale della gioventù stessa, che vedrà numerosi giovani ma anche numerosi esperti di questi temi tratti appunto dal tema che vi ho citato per parlare di ecologia integrale, un tema tanto caro a Papa Francesco. Allora le chiederei, dottor Marchitelli, di spiegarci un po' la road to, come si suol dire, ecco, i passi di avvicinamento a questo convegno internazionale così importante che tra l'altro è stato anche anticipato, come nelle altre giornate mondiali della gioventù, da altrettanti convegni. Sì, quest'anno ufficialmente il nostro convegno apre la giornata mondiale della gioventù, apre la programmazione degli eventi della giornata mondiale della gioventù perché dal 6 giugno siamo nel calendario ufficiale del comitato organizzatore locale. Quindi è un riconoscimento che quest'anno si aggiunge. Noi abbiamo iniziato a Rio de Janeiro. La nostra fondazione si occupa della giornata mondiale della gioventù all'interno del Dicastero per i laici, quindi da sempre è impegnata nella preparazione, nella gestione, nel supportare gli eventi della giornata mondiale della gioventù. Nel 2013 nacque questa esigenza di fare qualche cosa, in qualche modo richiesto dai giovani. Il tema della cura del creato è un tema fortemente richiesto dai giovani e come poi abbiamo visto con l'enciclica Laudato Si', sta molto nel cuore anche di Francesco, del Santo Padre. Quindi, diciamo, le due cose si sono unite in un percorso che sta andando verso, diciamo così, l'idea nostra è quella di rendere concreta la Laudato Si'. Stili di vita significa questo, significa trovare le gestualità, i modi, le nuove abitudini per far sì che la Laudato Si' entri concretamente nella nostra vita. Ed è importante riflettere su queste tematiche perché la giornata mondiale della gioventù, come ben sappiamo, è uno di quegli incontri che rende globale un po' poi anche quelle che sono anche le intenzioni di un pontificato, perché a partire da quelle poi si sviluppano tante direttrici che seguono poi altrettante riflessioni. Allora le chiederei, dottor Marchitelli, di spiegarci come si svolgerà questo convegno così importante, perché tra l'altro ci saranno delle riflessioni ovviamente dal carattere spirituale, come ovviamente la Giornata Mondiale della Gioventù ci ha insegnato, ma anche altrettante vicine alla vita di ciascuno di noi. Penso ad esempio all'ambito dell'educazione, della vita familiare, dell'economia, della politica. Ecco, il tutto si fonde all'interno di questo convegno che poi aprirà, come ha detto lei, gli appuntamenti della Giornata Mondiale della Gioventù. Sì, intanto diciamo i partecipanti, noi abbiamo invitato, esteso l'invito a tutti i responsabili del pastorale giovanile delle conferenze episcopali del mondo. Quindi verranno giovani sensibilizzati a questo tema da un centinaio di paesi circa. Purtroppo gli spazi che abbiamo sono piccoli, l'organizzazione è già complicata così, quindi non potranno esserci più che un 400 persone, ma attraverso il metaverso saremo collegati con molti altri e ci sarà la possibilità per molti altri di partecipare. Sì,
declinare gli stili di vita significa per noi portarli nel terreno concreto, diciamo, degli ambiti della vita umana. L'economia, l'educazione, la vita familiare, le risorse naturali, la politica, la tecnologia. Tutto questo, sì, declinandolo nel senso del riorientare la propria rotta, secondo lo spirito della Laudato Si, creare coscienza e cercare anche di analizzare il buono e il meno buono di questi aspetti della vita umana. Ecco. E ci sarà poi in conclusione anche un manifesto finale che concluderà i lavori, ecco, una sorta di mandato, possiamo definirlo così, a partire dalle riflessioni che poi verranno sviluppate nel corso delle giornate. Sì, questo un po' nello spirito della lettera che Giovanni Paolo II scrisse nel 1985 in occasione dell'anno internazionale dei giovani delle Nazioni Unite, il manifesto della fondazione, del convegno sulla cura del creato intende essere una lettera aperta ai giovani del mondo. Cioè, i giovani cattolici riuniti per la Giornata Mondiale della Gioventù si interrogano su questi temi, riflettono e scrivono una lettera a tutti i giovani del mondo. Questo è lo spirito. Vorrei leggere un breve passo della Laudato Si, specificatamente il numero 202, in cui Papa Francesco afferma: molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. Quello che le vorrei chiedere, dottor Marchetti, visto che ci stiamo avviando alla chiusura, come voi riuscite ad intercettare queste esigenze da parte dei giovani? Mi spiego meglio. La Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù, come persegue le proprie finalità? Si mette in contatto, entrano in contatto i giovani con voi? Aiutiamo anche i nostri amici telespettatori a capire come fare di questi temi anche una ragione di vita, potremmo dire così. Ma, la Fondazione supporta l'Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici. Ecco. In questo senso ha, diciamo così, la rete delle relazioni dell'Ufficio Giovani del Dicastero per i Laici. E cosa significa? Significa che, per esempio, ogni 2 anni più o meno viene organizzato un forum internazionale di giovani a cui partecipano giovani delegati dalle rispettive pastorali giovanili. Significa che esiste un forum online che si chiama Synod in Act, cioè nato dopo il Sinodo per i giovani del 2018, Sì. che raccoglie tutti i responsabili della pastorale giovanile del mondo. E tutta questa rete di relazioni è quella sulla quale ci inseriamo per poter agire in preparazione della GMG, ma anche per lanciare temi e raccogliere suggerimenti. Allora, dottor Marchitelli, io la ringrazio per essere stato con noi. Le auguro buon lavoro perché ovviamente questi temi sono così importanti che c'è davvero tanta preparazione dietro e quindi c'è bisogno ovviamente di sviluppare tanto, tanto lavoro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buongiorno.